Mister, tre punti pesanti d'oro, ad un certo punto si era messa malissimo, però si è visto il carattere della Trentino Volley. Dice spesso che non c'è ancora gioco, però il carattere c'è. Come ho detto tante volte, in questo punto della stagione mi interessano i risultati. Il carattere è una cosa fondamentale, però a spiegare tutto con il carattere non mi piace mai, perché cosa vuol dire? Se perdiamo non abbiamo il carattere? No. Dobbiamo avere più soluzioni tecniche e tattiche durante la partita. Oggi devo dire che siamo stati anche fortunati dopo una buona serie delle battute di Antonov, e non è la prima volta che lui risolve la partita nel momento importante con la sua battuta. A me piacerebbe di vedere una squadra che vince una volta per un fondamentale e un'altra partita per un altro. Oggi, verso la fine partita, quando abbiamo impostato già il nostro gioco, soprattutto a muro, difesa e contrattacco bene, ho visto le belle cose. Ancora abbiamo tante insicurezze, ancora c'è tanto da lavorare e purtroppo non lo facciamo per motivi ovvi. Però se riusciamo di avere buoni risultati nelle prossime due settimane, poi avremo più tempo di lavoro. E poi c'è da dire che siete sempre alla ricerca di un leader, e oggi nel momento più difficile Mitar Djuric ha pagato da questo punto di vista tenerlo in campo. Ma Mitar, io non ho mai dubbi su Mitar. Gioca bene o gioca male, Mitar sempre c'è. Lui ci tiene di vincere le partite e sempre fa in campo da 100%. Ha sofferto per vari motivi, perché non sta bene fisicamente soprattutto, ha grossi problemi e non si allena bene, per motivi tecnici anche, però io sapevo che quando serve Mitar c'è e lui lo ha dimostrato in campo. E dalla panchina anche Daniele Mazzone ha offerto il suo contributo, è stato un buon ingresso. Daniele Mazzone è pronto anche di giocare, perché muro, attacco, è stato oggi perfetto. Si ricordava anche bene la tattica, quindi ha fatto un ingresso molto importante, ma è da due mesi che si allena bene, quindi per tutti i giocatori nella nostra squadra le porte sono aperte. E per il futuro di sicuro troverà più spazio. Era la partita giusta come condizioni climatiche, come situazione per testare la propria forma contro Modena? No, Modena è un altro livello, Modena è un altro gioco, serve un'altra preparazione, è tutto diverso. Non penso che questo era un test per Modena.